Bentornati a tutti su eFootball23. Io sono TuffoMix e siamo sul mio canale YouTube. Ok, entriamo direttamente dentro il gioco e sono è qualche giorno che non giochiamo a eFootball. Oggi è il 4 ottobre, San Petronio, la mia festa. Petronio Teams vi ringrazia e inizia a entrare dentro al gameplay di eFootball. Ovviamente, ragazzi, io ringrazio tutti quanti quelli che si sono iscritti al canale. Chi non è ancora iscritto può tranquillamente iscriversi attivando la campanellina, sarà sempre avvisato ogni qualvolta metteremo un nuovo contenuto, che sia di eFootball, che sia di FIFA, che sia di Fallout o anche altri giochi. In questo momento stiamo portando anche Construction Simulator. Insomma, andate anche, se volete, nella mia playlist e noterete, vedrete i giochi, i gameplay che stiamo portando al momento e quelli che porteremo in futuro. Ok, a questo punto direi un salutone particolare, come sempre, ai nostri amici youtuber, a tutti quanti, in particolare anche ad Alessandro Gamer e a Eburneo, che continuano a portare football. Alessandro porta anche FIFA, e ovviamente a loro piacciono i giochi calcistici e le simulazioni di calcio, quindi ben venga, andate a vederli, sono ragazzi in gamba, portano video allegri e divertenti. A volte si incazzano un pochino, ma è normale con questi giochi, quando l'arbitro ti dà contro, il gioco non è il massimo, ti viene anche da arrabbiarti. Ok, prendiamo i premi della giornata, prendiamo anche gli allenamenti, tutto quanto. Andiamo un attimino a vedere manutenzione aggiuntiva. Ci sarà domani mattina, va bene, un'oretta domattina ci può stare, siamo a lavorare, non ce ne può fregare di meno. Ok, quindi domani mi raccomando, mattina presto, manutenzione. Allora, andiamo a vedere un attimino cosa abbiamo qua sopra. Qualche notizia, qualche premio, sì. Riguardo a Sport Toto Super League, il campionato turco verrà aggiornato con le squadre, tutto quanto, i nomi dei club, le divise, perfetto. Quindi con l'aggiornamento di giovedì 2.1 verrà aggiornato anche tutto il campionato turco. Ovviamente con l'aggiornamento di giovedì avremo anche finalmente la partita amico, quella che potrai fare col tuo amico, amichevole, con la tua squadra, ovviamente, del Dream Team, non con squadre nazionali o con squadre di club, ma con la tua squadra Dream Team potrai giocare le amichevoli con i tuoi amici. Vediamo i premi della giornata e andiamo a farci una partitina tranquilla, tranquilla. È un po' che non giochiamo nel campionato, tanto sappiamo come va. Non siamo messi benissimo, è un po' che non giochiamo, quindi probabilmente siamo rimasti dove eravamo, non so, divisione 8, 7, dove cavolo sono, non mi ricordo più, ragazzi, ma l'importante è divertirsi, fare una partita ogni tanto. Non è che io gioco poi. Ah, ok, perfetto, abbiamo 4 punti, abbiamo fatto 4 partite, in media un punto a partita, divisione 8, quindi ci mancherebbe, vabbè, siamo salvi dalla divisione, ci mancherebbe una vittoria per andare praticamente in divisione 7, va bene. Controlliamo la squadra, che magari ultimamente non l'abbiamo cambiata, e dopo alla fine giochiamo con delle riserve strategiche. Andiamo a vedere se la squadra è questa, quella base, non mi ricordo più. Io andrei tranquillamente a controllarla, se è quella normale o come abbiamo. No, infatti abbiamo messo la squadra questa, che non ha niente a che fare. Mettiamo la nostra squadra, che è questa. Controlliamo se i giocatori sono abbastanza. Direi che sono tutti C. Non abbiamo. Abbiamo solo Neymar che è B. In panchina chi abbiamo? Abbiamo Messi, C, Beckenbauer. Va bene, abbiamo qualcuno C in panchina. Magari possiamo mettere il Beckenbauer in campo, vediamo. Sostituti, mettiamo il Beckenbauer in campo, lo mettiamo al posto di Bastoni e via. E andiamo a farci la prima partitina. Ovviamente ringraziamo sempre tutti coloro che guardano i miei video, che si apprestano anche per pochi secondi, ma che entrano volentieri e guardano un attimino dei video. Chi lascia un like, che lascia un commento, ragazzi, i commenti sono importanti perché so cosa volete vedere, cosa vi piace, dove faccio errori, cosa devo cambiare. Insomma, i commenti sono molto importanti per il canale, lo aiutano a crescere, come anche le iscrizioni, ovviamente, e i like. Vediamo chi ci mette di fronte adesso in questo momento il matchmaking. Avviciniamo un po' il microfono perché ero un po' lontano, non vorrei che l'audio fosse troppo basso.
Diamo un'occhiatina, sono circa qualche giorno, ok, 4 tacche, per noi è sempre stato così, quindi non discutiamo e continuiamo. Vediamo chi ci mette di fronte, un bel divisione 1, così lo buschiamo, no, divisione 8 come noi, Palermo, mi sa che con Palermo abbiamo già giocato, non mi ricordo, ma mi sembra di aver giocato già con il Palermo. Comunque ragazzi, tentiamo di divertirci anche questa volta. Questo oggi San Petronio, la mia festa. Petronio Terz con la patatinca, alias Tuffo Mix, si accinge a giocare. Vediamo subito. Maglia del Palermo classica e non vorrei che fosse. Vediamo un attimino se abbiamo. No, siamo andati avanti. Va bene, le maglie. Non vorrei che fossero troppo diverse. Vediamo le formazioni. Oh, Calhanoglu, ragazzi, è messo troppo male. Quindi io metterei al volo costui. E poi che abbiamo? Tutti messi bene, bastoni no, i mediani sono messi bene, io direi di provare costui che è messo bene, mi dà anche un buon overall, e davanti lasciamo tutto così. Ok, tattiche, andiamo un attimino a controllare le tattiche individuali. Allora, ancoraggio, chi c'era? Koulibaly che rimane dietro così. Attacco difensivo, Kanté va bene, contropiede e l'altro difesa, ci mettiamo linea bassa, lui, ok, il nostro avversario è già pronto a giocarsela, quindi noi andiamo subito a giocarcela anche noi. Via, pronti, ai posti di partenza, 3-2-1, luce rossa. La luce verde tarda ad arrivare, comunque ragazzi, in bocca al lupo, mi raccomando, tanto supporto in questa partita, supporto così, amichevole, via, giochiamo fuori casa e quindi giochiamo subito con la palla al nostro avversario. Non sono in pochi che firmerebbero per trovarsi al loro posto, cioè a una sola vittoria della promozione, che li porterà a sfidare i campioni del piano di sopra. Questo impianto sportivo è la cornice ideale per ospitare incontri di questa importanza. Nel frattempo la gara è iniziata. Devono assolutamente fare il risultato oggi, non hanno altra possibilità. Occhio alla parata strepitosa di Castells. Fuori gioco, porca caccia, bella, bella azione ragazzi, peccato il fuorigioco, ero rimasto lì, non era andato via il ragazzo, era rimasto lì, quindi probabilmente bravo. Sarà Il rimessa nostro laterale, avversario palla diciamo sotto. che non è proprio il massimo di quello che si poteva. Intercetta la rimessa, bell'anticipo. Sala. Madonna Salah, che cazzo di tiro tiri! Bella ragazzi, che cazzo di tiro tiri! Questa bisogna segnarla perché non è mica male come battutina, eh! Che cazzo di tiro tiri! Ma dai! Ma no! Ma non era poi un fallo cattivo, eh! Dai, su, arbitro di merda, cominciamo subito! Ma dai, mi è venuto addosso! Ma per favore, arbitro, cerchiamo di giocarla un po' meglio. Scodella in avanti, Calhanoglu. Neymar. Qui può partire il contropiede. Rivaldo. Neymar. La gioca sulla destra. Ottima discesa sulla destra. La palla entra in area. Va bene, il portiere della parata, bravo, bravo lui, bravo lui, tentiamo subito. Gioca una palla lunga. João Cancelo. A quanto pare le prime conclusioni sono a senso unico. Stanno cercando di imporre il loro gioco. Sono partiti molto bene. Bisogna solo vedere se sapranno reggere questi ritmi fino alla fine. Gli avversari dal canto loro devono crescere. Devono migliorare soprattutto sotto l'aspetto del possesso della palla. Oh. Rivaldo la gioca a sinistra. Va
pallone lungo in verticale. Palla a Rivaldo. Prova a darla profonda nello spazio. Kanté. Il punteggio iniziale è immutato. 0-0. Rivaldo. Vlahovic. Allarga il gioco a destra. David Neres. Oh, questo viene avanti per il brutto. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. La porta era accessibile, chance evidente. Vai! È inevitabile che andasse così. Ora deve duellare con il portiere. Ma no! Sala! Che cazzo di salame, Sala! Per gli amici, il salame. Al momento della conclusione. Ahia, ragazzi, cerchiamo di... Oh, miseria. João Cancelo. Çalhanoğlu. La mette sul piano fisico e riconquista la palla. Occasione per il contropiede. Neymar. Mbappé. Guadagna metri. Mbappé. Grande portiere. Bravo il portiere che me l'ha presa. Comunque, ragazzi, stiamo giocando abbastanza bene. L'avversario sarà modesto, ovviamente. Fa sfoggio della sua tecnica. La butta in mezzo. Mbappé, più basso quel tiro, grande Mbappé. Comunque di testa l'ha presa, il passaggio molto bello. Sono arrivati al cross dal fondo troppo facilmente. João Cancelo prova a salire sulla fascia sinistra. Vlahovic. Obega. Può tentare la conclusione. Vabbè, chi cacchio è questo qua? Non è che è un bel tiro, ragazzo, che hai fatto. È un pochino penosetto, comunque, dai. L'avversario non è il massimo, ragazzi, quindi cerchiamo di impegnarci un po' di più, che probabilmente possiamo anche dire la nostra, Salah. Mbappé. Allarga il gioco con palloni a sinistra. Cross al centro. Fa del suo meglio per allontanare il pericolo. Obega. Çalhanoğlu. Si mette in proprio, supera l'avversario. Beckenbauer. Il primo gol si fa attendere, ma non ci stiamo annoiando. Mbappé si fa vedere per ricevere. Locatelli. João Cancelo. Si spinge in avanti, vediamo cosa inventa. Gli avversari possono tirare un sospiro di sollievo, visto che hanno buttato al vento un contropiede favorevolissimo. Rivaldo. Mbappé. Mbappé. Madonna Mbappé, ma tira meglio. Mbappé, ragazzi. Abbiamo già fatto 3-4 occasioni da gol e non siamo ancora stati capaci di buttarla dentro, Locatelli. There will be 1 minute added time. Mbappé. Neymar ferma l'azione avversaria e fa ripartire. Madonna, bello filtrante, grande. Fine del primo tempo, ragazzi, il primo tempo è stato buono, direi che abbiamo giocato bene, bella azione, ovviamente tutto nei confronti di un avversario che non è che ha dato il massimo, quindi c'è anche quello, c'è da dire che l'avversario non è il massimo. 6 tiri totali, 2 in porta, ragazzi, 2 parate del portiere. Dai, continuiamo così, cerchiamo di metterla dentro e almeno facciamo una bella partitella, ci qualifichiamo e andiamo in divisione superiore. Tutto questo per... Già in azione con la seconda parte di questa gara. La SPAL ha giocato in un complesso, fornendo una prestazione senza grande, sbagliata, eh.
C'è anche da dire però che hanno sprecato troppo, non sono riusciti a concretizzare il volume di gioco e le occasioni create. Lo sposta di peso e gliela porta via. Ha provato l'azione individuale, senza successo però. Prova a giocarla in profondità. Il pallone per Neymar. È punizione questa, eh? Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. A sinistra con il passaggio. Madonna, Obega. Anche gli impallini. Frankie De Jong. Obega. Vai, bravo, è fuori. Ragazzi, cerchiamo di adesso direi di giocare un pochino in avanti, Cerchiamo di giocare un po' in avanti. Cerchiamo di andare a fare il gol che non è ancora venuto dopo circa troppo tempo, Locatelli. Vlahovic. Accetta la sfida e ne esce vincitore. Errore. Ah, Madonna. Sprecato. Sfida di qualità qui, un'azione pregevole bloccata da un ugualmente eccellente. La mette sulla sinistra. Tenta il cross. Vai. The attendance for this match was 72,306. Si mette in mezzo e sbaglia degli avversari. Prova Salah. Madonna, ragazzi. Vince il duello, la fa sua. Risolve una situazione che poteva diventare insidiosa. Si fa trovare al posto giusto, al momento giusto. Intervento tempestivo a sbrogliare la matassa. Obega. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Çalhanoğlu. João Cancelo. Siamo ancora in attesa del primo gol. Per il momento 0-0. Hakimi. Chi chiamo Nis? Chiamo Nito. Locatelli. Obega. Ma no, ma dai, arbitro, ma chi cazzo sei? Ma dov'è il fallo qua? Fammelo vedere, non lo fai neanche vedere, ma porca troia. E chi batte qua? Madonna. Traversa. Davvero un peccato. Bravo. Chi si può cambiare? Chi si può cambiare? Direi che Neymar va bene, ammonito. Ora facciamo così. Andiamo un po' a vedere chi abbiamo in panchina. Allora, abbiamo Chiesa, lo mettiamo qua. E qua ci mettiamo ovviamente questo. Questo lo mettiamo così e Mbappé lo spostiamo di qua. E vediamo, ragazzi, con un attacco un pochino meglio se riusciamo. Due tacchi indietro per coprirci un po' in difesa. Tre cambi. Siamo sempre sul mio canale YouTube, ragazzi. Siamo qua con eFootball 23 e cerchiamo di giocarcela in questa maniera. Vediamo se Mbappé l'anfondo riesce a prenderla. Vlahovic. Oh. Ma dai, ma basta le punizioni del Menga. Frankie De Jong. Ma dai, ma non è possibile, un tiro in porta hanno fatto questi. Un tiro in porta, ragazzi, io non gioco più questo gioco. Non gioco più questo gioco, basta. Non ce ne può più. Questi qua fanno un tiro e gli va anche dentro. Io ho fatti 5-6 e me li ha tutti parati. In tutti i modi, ma lui si è
No, non ci siamo ragazzi, non ci siamo. Non ci siamo proprio, mi sto proprio anche un po' innervosendo, eh. Sono in vantaggio, ma c'è ancora tempo. La partita rimane aperta. Holland. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo, devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Madonna, non riesco neanche a prenderla. Çalhanoğlu. João Cancelo. Ha la possibilità di andare verso la porta. Frankie de Jong. Çalhanoğlu. Meritano gli applausi del pubblico per la loro fame di gol. Vogliono mettere il risultato al sicuro e non lasciare niente al caso. C'è Messi. Bella, attenta alla conclusione. Ma dai, Holland, che cazzo mi combini, Holland? Bella azione, ragazzi, ma però qua non si smuove un ragno dal buco, come dissero i criceti nella vanscoperta che ne so io cosa dico. Dai, forza. Marchiamo questo. Locatelli. Errore qui, pallone sprecato. Mbappé. Provano a partire in velocità. Qui cercherà il tiro. Madonna! Sono andati veramente vicini al pareggio. Credo che abbia avuto troppa fretta. Avrebbe dovuto agire con più calma in questa circostanza. Certo, è facile dirlo da qui. Locatelli. Bobega. Çalhanoğlu. Libera il compagno meravigliosamente. Difesa molto distratta in questa occasione. Non possono permettersi di perdere la concentrazione così. Riceve il passaggio. Mbappé! No, ragazzi. Non ce la faccio. Mi dispiace. Pensavo di fare una bella partita, ma sta andando tutto contro ogni mia volontà. Manca poco alla fine, vogliono mettere la palla in cassaforte. Holland. Holland. Prova a tirare. Madonna, anche tutto. Tutti rimpalli. Niente ragazzi, è andata malissimo. Tuffo Mix comunque vi ringrazia per essere rimasti qua a vedere questo scempio. Purtroppo tiri in porta ne ho fatti, probabilmente qualcuno in più del mio avversario, che al primo tiro in porta, vero, ha fatto un gol. Un tiro in porta il mio avversario, ragazzi, ha fatto un gol. Noi 4 tiri in porta, 3 parate, 11 tiri totali, 4 tiri lui, ragazzi, 3 parate, no. Mi dispiace, è andata male, andrà meglio la prossima volta, non so più, non so cosa dirvi. Mi dispiace che avete visto questo esempio. Tuffo Mix comunque vi ringrazia, vi ricordo sempre di lasciare un like se volete, ovviamente, se volete un bel like. Se non siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi, attivate anche la campanellina e così sarete sempre avvisati ogni qualvolta volete vedere un altro esempio. Detto questo, oggi martedì 4 ottobre, San Petronio, è la mia festa, grazie per gli auguri, ciao a tutti ragazzi e alla prossima, buona serata, ciao.